Oh, ciao a tutti e benvenuti al 16° episodio di Giochi What the F. Il titolo di oggi, nonostante sia stato rilasciato un paio di giorni fa, me lo sono sparato tutto d'un fiato sul telefono, dato che è disponibile per Android su regolare Play Store. Comunque, sì. Prima che me lo chiediate, dato che questa domanda era presente nei commenti di tutti i video negli ultimi 2 mesi, non mi sono scordato di Grezzo 2.2. Il motivo per il quale non esiste ancora il video è che il gioco non è stato ancora completato. Cioè, io a me dispiace pure mettermi a stress con l'autore a chiedere, però ogni volta negli scorsi mesi praticamente avete tirato fuori questa domanda e io ogni volta vi dicevo il gioco non è finito. Però ho un'importante novità. Oggi proprio mentre registravo il video sono stato contattato dall'autore che ha terminato il tutto, quindi sto per ricevere il gioco e quindi molto a breve avremo l'episodio di Giochi di Pessimo Gusto su Grezzo 2.2. Oltre a quello, tra l'altro, vi aggiungo anche che ci sarà il nuovo Giochi Brutti, quindi il trittico delle rubriche principali sarà disponibile a breve, dato che appunto oggi c'è What the F***. Giochi di Pessimo Gusto con Grezzo 2, più sorpresa, dato che non svelo mai il gioco, Giochi Brutti che in questi giorni sta venendo scritto. Comunque, prima di cominciare l'episodio di oggi vorrei ringraziare NordVPN che ancora una volta è sponsor del canale di Parliamo di Videogiochi. Si tratta di un servizio che permette di proteggere la navigazione online da malware e phishing, criptare l'indirizzo IP e aumentare la privacy, specialmente quando ci si connette da reti wifi poco sicure o da paesi non proprio democratici. Non solo l'indirizzo IP è criptato ed invisibile anche per i fornitori di servizi internet, ma è possibile farlo risultare connesso da 60 paesi diversi, questo per i più svariati motivi. Ovviamente negli ultimi anni si sta usando parecchio per poter usufruire di contenuti non disponibili all'Italia per i servizi video on demand, quindi Netflix, Disney Plus, Amazon Prime e simili. In alcuni casi anche per determinati store di giochi online, sia per sconti e prezzi che variano da paese in paese, sia proprio per giochi che sono accessibili soltanto da parti esclusive del mondo. NordVPN è disponibile su tutti i dispositivi e con solo un account potete utilizzarlo su 6 di essi in contemporanea, senza limiti di registrazione. In descrizione trovate una grande offerta disponibile in questi giorni dove, aderendo al piano biennale, si potrà avere uno sconto del 73%, praticamente poco più di 2 euro al mese, e oltre a quello anche 4 mesi gratuiti. Quindi, registrandovi tramite l'indirizzo nordvpn.com/pdvg, potrete provare il servizio per 30 giorni, oltre che supportare il canale. Detto questo, torniamo al titolo di oggi. Gigi il Guerriero è disponibile su store Android per poco meno di 5 euro, altrimenti potete provare la versione gratuita che contiene i primi 2 stage. In un futuro post-apocalittico, l'Italia versa in una situazione di grande crisi e distruzione, dove i partiti non esistono più, ma i loro leader sono rimasti vivi e intendono combattere per contendersi il ruolo di unico imperatore d'Italia. Il prescelto, colui che dovrà fare ordine e fermare l'orda di politici che dilaga nelle lande desolate romane e milanesi, è Gigi, Luigi Di Maio, allenato da Mattarella e portatore delle 5 stelle in favore della giustizia, ma soprattutto dell'onestà. È stupendo come in tutto questo casino, come sempre, l'entità super partes sia Mattarella, dove in Gigi Guerriero è praticamente il maestro di Di Maio e sua guida per riuscire a ripulire il sentiero di Gigi dalle minacce che si troverà davanti. Il gioco, anche se in molti l'avranno già notato, è ispirato praticamente in toto da Hokuto no Ken Fist of the North Star, la miniserie arcade di Kenshiro che abbiamo anche già visto sul canale di Parliamo di Videogiochi nel lontano 2013. Ed è sorprendente come a tutti gli effetti il gioco renda particolarmente bene giocato su smartphone con i pollici piuttosto che con i pugni, dove spesso nelle sale giochi italiane i sensori erano spaccati e vandalizzati e con i guantoni fregati dal primo cozzalo che passava da quelle parti, perché si sa, se c'era un cabinato dove era possibile dare cazzotti, quale migliore occasione per poterlo spaccare completamente? Cavoli del cazzo. Un dettaglio chiamato da impazzire che merita una parentesi tutta sua: l'icona del caricamento.
Forse non c'è bisogno di spiegare altro, ma per i pochi che non la colgono, si tratta del ballo di Antonio Razzi di Fammi Cantà, la sua canzone di qualche anno fa. Probabilmente più nota per i meme che per la canzone da cui è tratto il ballo. Il funzionamento del gioco è lo stesso identico di Fist of the North Star, dove ci sarà da premere i pugni rossi il più velocemente possibile per poter attaccare l'avversario, mentre subiremo noi dei danni nei momenti in cui faremo passare troppo tempo oppure premeremo i tasti sbagliati. Sul finale ci sarà sempre la parte più difficile, dove il nemico andrà letteralmente in berserk e avremo una sequenza molto più rapida e complessa rispetto allo stage normale. Ovviamente cercando di non farsi distrarre dalle frasi che verranno spammate durante tutti i combattimenti. Non hai mai lavorato! Non hai mai fatto un cazzo! Ipocriti. Non vado alle riunioni, mangio come un bufalo e gli italiani mi danno il 33%. La cosa più bella sono senza dubbio gli spezzoni video tra uno stage e l'altro, che fungono letteralmente da storia per il travagliato cammino di Gigi, ovviamente con doppiaggio giapponese per rendere il tutto più iconic, soprattutto anche credibile per un'ambientazione alla Kenshiro. I disegni sono tanti e ben curati, e le animazioni non sono niente male, sia nella narrazione che nel combattimento. Il gioco ha diversi stage che possono essere affrontati a tre difficoltà, da facile a difficile, ovvero discepolo, maestro, che sarebbe la difficoltà regolare, e leggenda. Solo i più onesti possono pensare di affrontare questa sfida. Il gioco è composto da un totale di 6 stage, più 2 segreti che potranno essere sbloccati vincendo la modalità torneo. Come nella versione arcade, il torneo è composto da un'unica sfida dove affronteremo tutti i boss del gioco, dal primo all'ultimo, senza ricaricare la barra della vita. In questo modo potremo sfidare Giuseppe Conte e Antonio De Luca, ovviamente entrambi con tutti i luoghi comuni e i meme che si trascinano. Scusatemi per l'attesa, sono ore impegnative. Vedi? Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Qui rischiamo di farci male. Che vi possano ammazzare tutti qua. Occorrono misure di repressione chiare. Quindi, almeno per il momento, l'ultima delle sfide disponibili è De Luca, con il suo lanciafiamme. Sicuramente suo tormentone principale da oltre un anno. Però devo essere sincero, insieme a De Luca, l'unico avversario che non ho battuto al primo tentativo, ma che anzi ho avuto molta difficoltà a battere a difficoltà intermedia, non è Antonio Conte. Giuseppe Conte, volevo dire, non Antonio. Lui è Antonio. Noi... interessa Giuseppe. Che, come si può facilmente immaginare, i personaggi vanno man mano a salire di difficoltà, ma quello più centrale di tutti, quello che ti capita a metà storia. Vittorio Sgarbi. Sarà forse per i pattern con i quali mi sono trovato in difficoltà o la sequenza finale veramente lunga e punitiva, ma per me è stato il boss più tosto da sconfiggere. Ovviamente, nella sua fase finale, come uno stand di JoJo, avrà la capra dalla sua. Del resto, non poteva essere altrimenti. Andando avanti tra un Brunetta che combatterà su una sedia e Matteo Renzi con le banconote da 80 euro che gli escono da tutte le parti, come boss finale avremo il Cavaliere. Ovviamente a cavallo e ovviamente come boss finale della nostra avventura. Non vi spoilerò il finale qualora abbiate intenzione di giocarlo, ma ho molto apprezzato che anziché creare un gioco fine a se stesso, come spesso accade, ci sia un minimo di trama e soprattutto sia adattato molto bene intorno ai personaggi e ai contesti nel quale li incontreremo durante il nostro cammino. Come si può facilmente immaginare, il gioco completo, seguendo la storia e giocando in maniera tutto sommato decente, durerà un'oretta circa o poco meno. Ma ovviamente si tratta di un titolo fatto per sfidare il record degli altri giocatori, in quanto è disponibile una classifica online. E poi, inoltre, aggiungo io, è un degno feticcio per coloro che avevano voglia di Fist of the North Star, ma che per via dei tempi in cui viviamo non si riesce più a trovare in nessuna sala giochi. Anzi, ad essere più precisi, non si trovano più le sale giochi, quindi diciamo che è un'impresa quasi impossibile poterci giocare in Italia allo stato attuale. Anche se uno o due posti qui da noi in Puglia dovrebbero ancora esserci, altrimenti qualche magazzino di mia conoscenza, però
c'è da capire. Di sicuro non si trova facilmente. Gigi il Guerriero, rispetto ad altri titoli che abbiamo visto in passato sul canale, sempre riguardanti satira politica italiana, l'ho percepito in maniera diversa rispetto al solito. Penso che i motivi siano diversi. Il primo è che non ha critiche troppo dirette ai personaggi presenti in gioco, ma solo un semplice filo ironico per giustificarli all'interno di esso. Ma probabilmente quel che ha reso molto bene è che molte volte in titoli di questo tipo vengono utilizzati fotogrammi o foto appartenenti ai vari personaggi. Invece in Gigi il Guerriero è, come dire, tutto fatto a mano, quindi c'è un'interazione differente e molto efficace. E se devo essere sincero, non è un titolo troppo fine a se stesso, nel senso di "Ih, che bello, un gioco che contiene Tizio e Caio e li prendi per i fondelli", ma dietro vi è un gameplay curato e rifinito per bene, condendo il tutto con grafiche e colonna sonora originali. Il prodotto è decisamente realizzato nel migliore dei modi, oltre che avermi divertito parecchio ed avermi dato quei feels di Fist of the North Star. E voi? L'avete provato? Cosa ne pensate? Come sempre, discutiamone qui sotto nei commenti. Per oggi penso sia davvero tutto. Come vi ho detto anche inizio video, finalmente sono in possesso di Grezzo 2.2, non vedo l'ora di provarlo, cioè letteralmente sono in hype e non vedo l'ora di farci l'episodio di giochi di pessimo gusto. Ovviamente uscirà, come vi ho detto a breve, dato che in scrittura, anche giochi brutti. Quindi di carne al fuoco ce n'è parecchia. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento come ogni sera su Twitch e noi ci vediamo ad un prossimo video.